abbiamo parlato di numeri perché è importante capire anche l'evoluzione dei numeri in Italia. Abbiamo parlato di numeri leggermente in calo a livello di omicidi, ma anche di un grande rialzo dei numeri, per fortuna, delle denunce. Quant'è importante? Il numero non era sulle denunce, ma era sulle richieste di aiuto al 1522. E, sono numeri che, come abbiamo visto, percorrendo gli anni dal 2018 al 2021 e dal 2019 al 2020, insomma, si sono praticamente raddoppiati. Il 1522 registra questo incremento, ma per noi è un dato positivo che le donne o chi è accanto a loro riesca a richiedere aiuto. Quindi, se non direttamente, anche tramite altri parenti o amici, insomma, che sono vicini alle donne. E quindi questo vuol dire che funzionano i sistemi di comunicazione, funzionano le sensibilità, matura l'opinione pubblica rispetto a questi fenomeni, alle esigenze di donne che vivono in silenzio le loro criticità, loro e i loro bambini. Dati che abbiamo visto, quanto ha influenzato il lockdown? Assolutamente, perché proprio abbiamo preso questo ordine di temporale proprio perché volevamo rilevare cosa fosse accaduto, quanto le donne in quel periodo hanno subito ulteriormente la condizione di schiavitù, Violenza di domestica. violenza domestica e con loro, chi ha figli, assolutamente il fenomeno si estende anche a loro e i danni si moltiplicano. E le istituzioni per questo sono tutte qui presenti nelle loro competenze, dalla questura all'ASP, alla giustizia, all'università, i servizi sociali, i centri di infanzia, proprio perché ognuno per la propria parte ha responsabilità. Ecco, tutti questi enti, tutti insieme per dare la possibilità alle donne di confrontarsi in qualsiasi modo vogliano, purché appunto si trovino una soluzione, un po' di pace anche. Questa unità di istituzioni rappresenta un segnale per le donne. Le donne possono rivolgersi a qualsiasi punto della rete istituzionale. La rete istituzionale sa come deve intervenire grazie ai protocolli della prefettura, grazie alle carte di servizi, alle procedure dell'ASP e ai servizi sociali che lavorano in maniera integrata.